Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Lo so, è da un po' che non registro video, infatti la spiegazione a tutto ciò arriverà nel video prossimo. E oltretutto mi spiace molto perché questo video va bene in collaborazione con Amarti, ovviamente a cui mando un grosso bacio. Ciao tesoro. Però mi spiace tanto perché questo video arriverà, cioè è arrivato in ritardo di più di una settimana e mi spiace davvero tanto, 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 perché purtroppo, vabbè, ovviamente io con la Marti mi sento, insomma, spesso e su WhatsApp e lei sa, diciamo, il motivo per cui questo video è arrivato in ritardo e mi spiace, mi scuso anche con tutte voi, ovviamente mi scuso anche con la Marti, cioè, mi spiace davvero, ma purtroppo proprio per mancanza di tempo non ho potuto registrare video, caricarlo, montarlo, niente. Quindi questo qua è l'unico momento libero, e oltretutto tra tipo un quarto d'ora devo tornare a lavorare. Fantastico, vabbè, quindi stringiamo e iniziamo subito. Allora, questo video ovviamente è in collaborazione appunto con la Marti ed è febbraio secondo Martina. Ormai siamo a marzo, il mese di febbraio è andato e ovviamente questi sono tutti i nostri preferiti. Quindi iniziamo con l'app del mese. Allora, l'app del mese io la amo, l'ho scoperta da poco, so che c'è da molto tempo, però l'ho scoperta veramente da poco e si chiama Nonna, che è questa app qua. Se praticamente si apre, in poche parole ci sono tutti i consigli della nonna, ad esempio, non sapete come, che ne so, magari vi macchiate, adesso dico una cavolata, di olio la maglia, non sapete come pulirla, andate a vedere qua e ci sono tutti i consigli della nonna. E oltretutto quello che è curioso è che effettivamente funzionano, cioè non sono delle cavolate. E quindi molto molto bella, mi piace molto e ovviamente è gratis. Poi, canzone del mese. Allora, sono totalmente in palla con la nuova canzone di Dolce Nera. Io adesso vi cerco anche Ora o Mai Più si chiama, ecco. La canzone di Dolce Nera, quella che è presentata a Sanremo, io la stra-amo davvero. Cioè, non so, vado in macchina, devo andare a casa, cioè ci metto 5 minuti per tornare a casa, boh, mettiamo quella canzone lì. Cioè, è fantastica, io la amo. Ditemi che anche voi la amate. Comunque, cosmetico del mese. Allora, cosmetico del mese, non ce l'ho qua a portata di mano perché è purtroppo di là e mi sono dimenticata di prenderlo, brava! È il Pupa Vamp, il mascara, è favoloso, ragazze, cioè davvero, se volete provare un mascara che dia volume, che allunghi le ciglia, prendete il mascara, il Vamp, è favoloso. Anzi, io devo avere il Vamp Extreme, se non sbaglio, cioè proprio quello, perché a me effetto ciglia finta piace. Poi, cover del mese, allora la cover del mese è questa qua, purtroppo non so come mai è passata la fissa delle cover, adesso non so perché ho una cover, boh, la tengo su mesi e mesi, non si sa come mai, vabbè, comunque è sempre questa qua che avevo già fatto vedere, comprata dai cinesi forse per 2 euro. Sì, mi sembra di sì, mi sembra di averla presa lì, e comunque bellissima, mi piace un sacco. Poi, vestito del mese. Vestito del mese... perché qua dove abito io sembrava fosse tornata la primavera, ma niente, niente, è tornato ovviamente il brutto tempo, la neve e quant'altro, quindi mi sono soltanto illusa, però a febbraio faceva già caldino in alcune giornate e quindi questa, la giacchetta di jeans che oltretutto adesso vedete tutta stropicciata perché la devo lavare, l'ho ripescata dal cesto della roba sporca, fantastico. E lo dico anche, così almeno uno. Insomma, comunque, la giacchetta di jeans, usata in 3500 modi, sopra la maglietta maniche corte, dentro la gonna vita alta, cioè una cosa favolosa. Poi, cibo bevanda del mese. Non ho avuto un cibo, una bevanda del mese in particolare. Non... ecco, sì, forse ho mangiato un po' di più di pesce, tipo, che ne so, il polipo con le patate, piuttosto che gli spaghetti, magari, che ne so,
al sugo, non so, spaghetti con le vongole, spaghetti frutti di mare, insomma, queste cose qua. Comunque, diciamo il pesce in generale, ecco. Poi, fin del mese, ecco, adesso chiaramente come ogni tanto succede, portiamo il nipotino di Marco al cinema. Quindi, sto mese, cioè, il nipotino di Marco è piccolino, quindi vabbè. Questo mese, il film del mese è Doraemon. Vabbè, ragazzi, cioè, non prendiamoci in giro, però il film del mese è Doraemon. E oltretutto, vi dirò anche che mi è piaciuto. Cioè, mi è piaciuto anche, capite? Fantastica questa cosa, dici oh che palle, devo andare a portare, che ne so, a vedere un film dei bambini. No, a me piacciono, quindi sono contenta di andare. E quindi il film del mese è Doraemon. Poi, accessorio del mese. Accessorio del mese è stato assolutamente questo, che è un regalo di una mia amica, una mia cara amica, un regalo di Natale, se non sbaglio, ed è il braccialetto della Hopes. Non so se lo vedete bene. Ed è fantastico, io lo amo, cioè ci sono varie regolazioni in italiano, aiuto, ogni tanto mi vengono queste dislessie improvvise. Comunque è questo bracciale della Oops che davvero amo alla follia, è molto comodo e mi piace un sacco. Poi, cosa c'è dopo l'accessorio del mese? C'è lo smalto del mese e purtroppo vi devo deludere perché lo smalto del mese non ce l'ho. Perché? Voi mi chiederete come mai non hai lo smalto del mese? E questo si collega, diciamo, alla novità del mese, perché adesso vi racconto la storia. Cioè non ve la racconto, ma vi racconto la storia. Vabbè, poi capirete bene quando poi vedrete anche l'altro video che è in programmazione dopo questo. Praticamente lo smalto del mese non ce l'ho semplicemente perché il mese di febbraio non ho proprio tenuto lo smalto, non ho proprio messo neanche una volta lo smalto. Ok, le unghie si sono rinforzate, ok, alle unghie ha fatto bene questa cosa, ma diciamo che tra virgolette ci ho un po' patito, ma è collegata alla novità del mese. La novità del mese c'è una grandissima novità, ma purtroppo non la posso ancora dire. Ma ve la dirò quando tornerò perché appunto nel prossimo video vi spiegherò tutto, mi dovrò assentare per il mese di marzo e il mese di aprile, credo di tornare a maggio, credo, cioè nel senso magari torno anche prima, però sicuramente prima di maggio, cioè prima di maggio no, cioè sicuramente tornerò a maggio, ecco. Diciamo che ufficialmente tornerò a maggio e appunto vi racconterò del perché sono stata ferma questi 2 mesi. Comunque sappiate soltanto che io sono molto felice e sicuramente lo sarete anche voi quando poi saprete, vi racconterò tutto, però appunto mi dovrò assentare per qualche mese. Mi raccomando, come ho detto anche nell'altro video, non abbandonatemi, nel senso, non togliete l'iscrizione al canale perché tanto io torno, quindi è solo una cosa momentanea e ripeto, capirete poi più avanti. Ovviamente qualche foto su Instagram, su Facebook, ok, comunque la pubblicherò perché è molto più veloce, perché comunque fare il video vuol dire prendersi del tempo per registrarlo, prendersi del tempo per editarlo, prendersi del tempo per caricarlo, per studiare, che ne so, cosa ci devi scrivere sotto, il titolo, la foto. Quindi, insomma, diciamo che registrare ed editare un video porta via un po' di tempo e quindi è una cosa un po' più lunga rispetto magari a una foto su Instagram, prendila, pubblichi e va. E quindi vabbè, voi non vi preoccupate, ovviamente tornerò presto e questi 2 mesi voleranno, ne sono certa. Però appunto per esigenze proprio di tempo devo appunto per forza abbandonarvi, tra virgolette, per 2 mesi. Ma appunto, ripeto, tornerò, quindi non vi preoccupate che di me non vi libererete così facilmente, anzi tornerò forse anche più carica di prima perché ho delle idee in testa, ho tante idee in testa che mi frullano, quindi non vi preoccupate che ci vedremo presto. E questo video è finito. E oltretutto mi ha fatto anche strano ricominciare, perché adesso era un po' di tempo che non filmavo e è un po' strano.
Quindi niente, io vi saluto, vi mando un bacio, grazie per aver seguito il video e vi chiedo ancora perdono se il video è arrivato in ritardo, chiedo perdono davvero alla Marti, scusami tata, scusami e niente, un bacione a tutte e ci vediamo presto.